Noi tenevamo una donna che veniva, ancora non si usavano le lavatrici, e venivano a casa a lavare, perché avevano un negozio grande con una firma a quei tempi, non tenevano soldi. Portavano un salvietto pieno di grano, davano il grano e si prendevano la roba che gli serviva, il sapone, lo zucchero, la pasta, le calze che noi facevamo fare alle persone che volevano lavorare, davamo il cotone, ci facevamo le calze, cuffiette per i bambini, giacchine. Questo in gambo portavano il grano perché soldi non c'erano. E quando venivano al negozio, dice Teresina, mia madre, non tengo soldi, me li devi segnare, 5 lire, 10 lire, tutto segnavamo sul registro. Quando poi magari vendevano delle uova, oppure della frutta che erano in gambame, venivano a togliere il debito, così si usava loro.